Elisa Scarlatta, visto che domani ci lasci, cosa ti ha lasciato questo Giro E? No, ma poi torno! Giro E mi lascia sempre tante emozioni, a partire dai compagni che sono fantastici, cioè qua ce ne sono tre che sono i capitani delle altre squadre. E domani li lascio perché sono al giro, però dopo domani mi avranno di nuovo in gruppo con loro. Amedeo, che cosa ne pensi di questo Giro E? Beh, ne penso quello che penso sempre, che è un evento fantastico, che sono giornate molto divertenti e mandiamo un messaggio bello, importante, che condividiamo tutti. E niente, tappa di domani sarà, presumo, impegnativa, perché c'è un bel dislivello. Il meteo promette un po' di pioggia, quindi sentiamo Roberto quali sono i piani per domani, piani d'azione per domani. Piano d'azione per domani, dobbiamo studiarlo bene, In partenza domani facciamo un briefing. No dai, anche domani ci aspetta una bella tappa. Purtroppo il meteo non è dalla nostra parte, però sicuramente ci divertiremo. Cosa dici? Assolutamente sì, ci divertiamo. Adesso salutiamo amico Antonio, grazie davvero per intervistarci sempre, per darci tutto questo spazio e per il tuo lavoro. Grazie.